Lega Radio presenta Parole di impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini. Senza parole. Carissimi amici di Amere Radio, buongiorno e benvenuti alla puntata prenatalizia di Parole d'impresa. Ok, perdonatemi, ma è il pranzo che incombe. Che disastro questa mattina, perdonatemi, ma è la fame. Allora, di cosa si parla oggi? Si parla di organizzazione aziendale. Con chi ne parliamo? Indovinate un po' in questa puntata prenatalizia? Con Babbo Natale Umberto Alunni. Ciao Umberto. Ma tu scherzi sempre, buonasera, buongiorno, anzi, perché tanto no, siamo in chiave, il Babbo Natale si muove solo la sera, quindi per me è sempre sera, quindi non devo per forza, diciamo, dire buonasera. Certo. No, a parte gli scherzi, buongiorno, come andiamo? Tutto bene? Tutto bene, siamo pronti, abbiamo messo sull'acqua, quindi abbiamo circa 12 minuti prima che l'acqua bolla. Bolla, che l'acqua bolla, bella. Stamattina siamo dislessici, va bene. Prima che l'acqua vada in ebollizione. Questa è una bollitura radiosa. Radiosa, perché non c'è Maria Teresa insieme a noi, sennò avrebbe detto radiosa. Quindi... Lo so. È sempre meglio che se ne vanno, pazienza. Ma recupereremo. Infatti, la prossima volta farà una bellezza radiosa. Allora, parliamo quindi di organizzazione aziendale. Parlando di organizzazione aziendale, non si può prescindere dal discorso organigramma, quindi il dimensionamento delle persone. Eh sì, no, abbiamo fatto anche questo, diciamo, come il concetto delle deleghe, è una sorta di rabocco, Paolo, perché diciamo, in qualche modo c'è stato un po' richiesto, diciamo, di poter così rifare qualche altra riflessione, magari complementare a quanto già detto, però insomma corroborare un po', diciamo, quanto già detto in materia di organizzazione. E giustamente, come dicevi te, stiamo parlando di dimensionamento, perché le persone per loro natura sono il fattore produttivo tra i più importanti, no? Le nostre aziende per loro natura sono aziende manifatturiere, sono aziende che hanno insomma un peso importantissimo in quanto a risorse, a lavoro, eccetera, quindi insomma il dimensionamento è importante. E quindi mai come in queste situazioni bisogna avere una perfetta graduazione di quello che sono le necessità, cioè, però l'imprenditore deve anche tenere conto che in una prospettiva di crescita, no? Come normalmente l'azienda deve esprimere, ci deve essere uno spazio all'interno delle risorse atto a fare in modo che la crescita sia sostenibile, diciamo, con le risorse attuali oppure con delle integrazioni abbastanza veloci. Certo. Al tempo stesso, non deve avere una panchina lunga come 20 anni fa, 15 anni fa si parlava di quella dell'Inter, no? Quindi non può essere, diciamo, una panchina, lo diceva, ci sono 10 persone che stanno lì aspettando che magari ci possa essere un presupposto di crescita, per cui in quel determinato momento siamo a posto, perché quelle persone si pagano, no? Quindi bisogna trovare una buona soluzione tra un corretto dimensionamento, contare su persone, diciamo, dei quali ti fidi e sui quali fai affidamento per i livelli di produzione. Tenere conto, diciamo, che la prospettiva di crescita in qualche modo potrà postulare una richiesta di maggiore personale, fare in modo di trovare, diciamo, il piano B e quindi fare in modo che ci si possa trovare, diciamo, personale quando e se serve, impostare un meccanismo contrattuale no, che possa dare all'utilizzo, un termine brutto ma insomma mi si consenta, come avrebbe detto il grande, certo, o il povero, lo so, e questo, ci sono tutti elementi che in qualche modo vanno diciamo graduati e vanno presi nella dovuta considerazione. È facile? No, per niente. Certo.
Per niente facile, assolutamente no. E questo compito chiaramente spetta al titolare dell'impresa, quindi all'imprenditore che deve proprio gestire anche e soprattutto i processi da cui quindi scaturisce anche, no, l'organizzazione, perché se no, se non si gestiscono i processi, che succede? Sì, i processi sono un elemento importante perché comunque tutto il lavoro che è riferito ovviamente alle risorse umane va appunto diciamo, nei processi, si agisce no, nei processi, intendendo per tale, cioè, il processo non stiamo parlando diciamo, di cause o di tribunali, ma stiamo parlando diciamo, di un insieme di attività tra loro correlate. Che sono svolte, diciamo, all'interno dell'azienda nell'ambito di una gestione operativa da parte di quelle che sono le sue funzioni aziendali. Qual è lo scopo del processo? Lo scopo del processo è creare valore, no? Attraverso un passaggio molto semplice, prendendo, diciamo, le risorse, quindi diciamo, tutti i vari fattori produttivi, schioccando le dita, o la polverina di trilli, e trasformandola in un prodotto finale. Quindi il prodotto finale passa attraverso ovviamente la logica di un processo, si prendono le risorse, si arriva al prodotto finale e questo prodotto finale, Paolo, deve essere in grado di creare valore aggiunto. Certo. E in mezzo ci sono le persone. E infatti è qui incominciamo a capire anche un po' le regole che devono vigere, no? Tra le persone, quindi come si deve gestire, no? Tutto ciò, perché il processo deve creare valore aggiunto, le persone lo devono creare con la loro opera, quindi come si gestiscono, quali regole auree bisogna tenere presente? Beh, le regole sono, per loro natura sono un postulato, no? Non ci sono, diciamo, posti, luoghi dove, diciamo, l'estro artistico, diciamo, no, delle produzioni possa prescindere, diciamo, no, dal rispetto di regole, dal rispetto, diciamo, di attribuzioni, rispetto di mansionari e compiti in capo a ciascuno. Io credo che per sua natura la presenza di regole, quindi diciamo di mansionari, no? Di disposizioni, sia il substrato sopra il quale si genera il valore di un'azienda. No? E questo tipo di discorso lo troviamo, diciamo, nel mansionario. Poi ci sono anche dei meccanismi dove in qualche modo l'imprenditore è portato ad assumere comportamenti sciamanici, nel senso di dire le cose senza scrivere, no? Cioè, perché tanto ci penso io. Ecco, questo, se mi posso permettere, forse è un elemento che va rivisto. È un elemento che va rivisto perché per una serie di motivi contrattuali, sindacali, e anche operativi, è opportuno, assolutamente opportuno che venga scritto. Che venga scritto, venga manifestato, venga espresso, venga condiviso, venga diffuso, divulgato. Oh, basta, ho finito, No, finito basta, di hai detto le parole, arrabbiarmi. certo. No, No, però però volevo dare il senso, diciamo, no, si è della capito manifestazione. comunque. Perché... Sono sì, però. stato leggermente chiaro, però. No, ma io sono dell'avviso, così per mia natura, per mia estrazione, che qualche volta la regola. Si soffre la regola, no? Per poter fare in modo che la regola non sia sofferta, non venga percepita come tale, deve essere condivisa, deve essere assunta, deve essere un postulato, un qualcosa che praticamente ti trovi già fatto, dove, nel quale l'azienda permea, diciamo, il suo modo di fare, no? Perché l'assenza di regole in quel modo dà la possibilità, diciamo, ai naif di potersi esprimere in un certo modo, ai virulenti in un altro, ai tranquilli in un altro ancora, e questo praticamente in qualche modo decreta, diciamo, un presupposto di anarchia dove l'unica figura che non vincerà mai è l'imprenditore e l'assenza di valore che si verrà a creare. Assolutamente sì. Però adesso tu mi hai stuzzicato su un argomento che a me è molto caro, no? Perché tutto ciò poi che cosa fa? Porta al carico di lavoro, quindi anche alla gestione dei carichi di lavoro. Quindi
È importante anche questo. L'imprenditore a questo punto, come si deve comportare? Il venditore si deve comportare cercando di distribuire i carichi di lavoro in maniera assolutamente armonica. Siamo, armonica non significa uguale, No, eh? certo. Non significa uguale. C'è sì, sono due correnti di pensiero, no? Dove insomma, una base assolutamente. Cioè, allora, diciamo un po' le cose, partiamo dal contrario. I meccanismi di garanzia, diciamo, no, per i lavoratori prevedono, diciamo, che ci sia una parità di trattamento. Ma io dico, cosa significa parità di trattamento? Parità di stipendio o parità di attribuzione dei carichi, no? Perché sono due cose che ovviamente sono riferite e riferibili alla parità di trattamento. Di norma quello che evoca, diciamo, insomma, si trasuda in primis è la parità di trattamento economico, no? Però questo, diciamo, è abbastanza facile, ci si inquadra nei vari posizionamenti e così via. Poi c'è il problema dei carichi di lavoro. I carichi di lavoro vengono assegnati prima e devono essere rispettati poi, no? I carichi di lavoro dovrebbero essere il più possibile equanimi, cioè uguali, ecco, però a volte non lo sono, perché indubbiamente si fa, ci si scontra, ci si imbatte, ci si incontra con la capacità, non dobbiamo negarlo, no? Con la capacità, diciamo, di una persona mista alla sua consapevolezza nell'agire questa capacità, nel senso, o ce fai o ce sei, no? Quindi tu puoi essere una persona capace, ma al tempo stesso hai una scienza che non ti induce ad utilizzare tutta la tua capacità. Al tempo stesso puoi essere una persona meno capace, ma con la tua coscienza sopperisci ovviamente, diciamo, alla minore capacità che, insomma, per tua natura uno ha. Quindi l'imprenditore non deve stressare troppo queste cose, no? Perché poi alla fine. Ecco, deve cercare di trovare una giusta soluzione e magari posizionare le persone in modo che possano rendere il massimo possibile, possano fare un lavoro il più vicino e più possibilmente correlato a quelle che sono le loro aspettative, barra capacità, barra coscienza. Su tutto questo discorso poi insiste anche un meccanismo, credo debba insistere, un meccanismo diverso di trattamento, perché da tanti anni a questa parte, anzi, insomma, i sindacati fanno un po' fatica a digerire questa cosa, sta vigendo un meccanismo di, cioè sta vigendo una situazione in base alla quale i meccanismi di retribuzione variabile sono un pochino più importanti e stanno acquisendo sempre maggiore importanza rispetto alla retribuzione fissa. E questo significa attivare o tendere verso uno stipendio sempre più correlato a quella che è la meritocrazia. Non so se. Sì, è molto chiaro, il discorso è molto chiaro. Bene, allora, non so se senti il borbottio dell'ebollizione. Voglio, non so se la pancia o l'acqua, però Non lo so, io qui ho l'acqua con pronta. l'ebollizione la sento. Bene, allora andiamo a buttare la pasta e quindi salutiamo i nostri cari imprenditori e diamo appuntamento alla prossima puntata di Parole d'Impresa, augurando a tutti un buonissimo Natale, che te ne pare? Direi che sì, un buonissimo Natale, un buon pranzo e magari ecco, un occhio, magari è un pezzetto d'orecchio a quelle che sono le nostre riflessioni che vengono così fornite con serenità, ma al tempo stesso, diciamo, con tanta voglia di poter essere contributivi con la nostra radio. Bene, buon Natale! Buon Natale! Ameria Radio ha presentato Parole di impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini.